Un cantiere di idee per la città che verrà è il titolo dell'incontro organizzato nei giorni scorsi in provincia a Pescara dal deputato PD Luciano D'Alfonso. La città che verrà è la nuova Pescara, con un anno di nascita già fissato al 2027. Nella sala Tinozzi del Palazzo Pescarese del Governo, rappresentanti politici e istituzionali hanno animato il dibattito legato alla fusione dei tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Tra i relatori anche Antonio Di Marco, consigliere regionale del Partito Democratico. Si parla esattamente di mettere insieme tre realtà, quella di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che non deve riguardare ovviamente solo la parte amministrativa o politica, deve riguardare anche il cuore pulsante delle tre città, vale a dire l'imprenditoria, per esempio, il mondo dell'associazionismo, il volontariato, il mondo della scuola, l'interconnessione di questi tre ambiti territoriali dal punto di vista, per esempio, delle infrastrutture e della viabilità, capire quali devono essere i progetti innovativi sui quali investire il tempo che ci è dato per pianificare e migliorare anche l'assetto urbanistico e territoriale di un ambito così importante e strategico per l'intera regione. Quindi su questo noi dobbiamo fare i conti con chi ci vive ogni giorno in questi territori. Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, coinvolgimento dei territori e nello specifico dei tre comuni sarà fondamentale per arrivare alla formazione di una città metropolitana che tenga conto delle identità territoriali dei tre comuni interessati. Sicuramente, quello che ci sta profondamente a cuore è tutelare i nostri concittadini, fare in modo che la fusione non generi diseconomie, disfunzioni e criticità rispetto a quello che è un assetto oggi amministrativo di partenza dei nostri tre comuni, che comunque garantisce, io parlo per quello che riguarda Spoltore, prossimità e vicinanza alla gente, capacità di ascolto e di risoluzione dei problemi. Ecco, questo dovrà essere il primo obiettivo da raggiungere, cioè fare in modo che non ci sia una perdita di quel livello di attenzione e di cura rispetto alle esigenze dei cittadini che io ritengo fondamentale. Tra i relatori anche Luciano D'Amico, capogruppo in regione di Patto per l'Abruzzo. La nuova Pescara è un processo, un percorso che va guidato perché possa dare i migliori risultati possibili, ma in ogni caso non può essere arrestato, perché la realtà metropolitana che già oggi viviamo è una realtà metropolitana che non può consentire uno spezzettamento in tanti piccoli comuni o tante piccole entità amministrative. Ci conviene cavalcare questo cambiamento, guidare questo percorso e attribuire alla nuova realtà urbana quelle funzioni che siano in grado di proiettarla non solo verso le sfide del futuro, come dicevo prima, ma di assegnarle un ruolo di rilievo come guida della regione, come polo del centro Italia.